Seconda parte allora di Bordocampo Serie B, bentrovati cari telespettatori, siamo pronti per ripartire. È arrivato il momento di una rubrica davvero molto seguita, vale a dire gli alti e i bassi. Iniziamo in questo caso da Latina con gli alti e i bassi del nostro Domenico Ippoliti in relazione ovviamente al match tra Perugia e Latina. Domenico. Eccoci qua. Allora, abbiamo detto di una Latina che non tira in porta e dunque sul banco degli imputati non possono non finire gli attaccanti per quanto riguarda i bassi. Per quanto riguarda gli alti, invece, io ho visto in grossa evidenza Francesco Valiani, come avete osservato anche voi da studio, come diceva Fabio, si è fatto valere sulla fascia destra, ma non solo. Ha colto un palo, è stato bravo anche come assist man ed è un giocatore che secondo me per il carisma, la personalità e l'esperienza può D'alto veramente livello. prendere per mano questa squadra. Un vero peccato il giallo che gli costerà la squalifica e dunque non potrà esserci lunedì contro il Varese. Bene anche Paolucci, è entrato in campo all'inizio ripresa, molto, molto carico, molto determinato, ha tra l'altro confezionato quel cross per Pettinari che anche secondo quanto diceva Breda ha segnato un gol regolare, comunque annullato dall'arbitro. Paolucci che è stato molto, molto insidioso, ha dato vivacità al reparto offensivo nell'azzurro, sicuramente in crescita anche perché galvanizzato dal gol con la Provercelli che gli ha restituito un po' di sicurezza, un po' di tranquillità. Per I bassi invece, Domenico? i bassi dicevo appunto di questo attacco sterile, per cui primo su tutti Andrea Petagna Lui non me che a l'aspettavo. Perugia non si è visto, non ha mai avuto modo di mettersi in evidenza, ha sofferto il fatto che la squadra avesse arretrato parecchio il baricentro, soprattutto nel primo tempo, non è riuscito mai insomma, a lasciare il segno e alla fine, dopo l'intervallo, è rimasto fuori, è stato sostituito appunto con Paolucci. E non mi ha neanche convinto Rossi, l'ho visto un po' discontinuo. Tra l'altro, il Latina inizialmente ha fatto un 4-2-3-1 con Rossi piuttosto avanzato sulla sua fascia di competenza e non mi è sembrata la posizione più indicata per questo giocatore che ama partire invece da dietro e andare in Esatto. progressione. Discontinuo, insomma, deve crescere ancora perché ha dimostrato di poter fare molto di più. Questi allora gli alti e i bassi del nostro Domenico Ippoliti. La nostra risposta, Fabio da Frosinone, qual è invece? Oggi esordisco con gli alti e Alla bassi io grande. perché ho dovuto fare io. Partiamo con gli alti del Frosinone. Adriano Russo, un difensore di un'altra categoria, secondo me, concedeva almeno 10 centimetri ad Avenatti, lo anticipava sempre di testa, è l'unico che è riuscito a giocare in maniera davvero eccellente, in posta, guida la difesa, è davvero un grande giocatore. E Danilo Sottimo, è il Classe immensa. fantasista, classe immensa, si è perso un po' nella nebbia nel secondo tempo, ma nel primo tempo tutte le cose buone che ha fatto il Frosinone sono partite sempre dal suo piede, sempre dal suo surplus. Non ha risparmiato qualche tunnel dei suoi che come al solito Assolutamente, ci ha delizia. deliziato davvero. Sì. Questi gli alti. Arriviamo alle note dolenti, Fabio. Le note dolenti, Roberto Crivello, ahimè, grandissimo terzino, pesa moltissimo quell'errore e pesa una gara giocata un po' in paura, anche per la bravura, ripeto, io ho notato questa cosa di Tesser che gli ha messo su quel bestione di Avenatti che avrà fatto poco in fase offensiva, ma ha dato davvero fastidio a Crivello che giocava davvero sempre in paura, la palla gli scottava tra i piedi e non ha fatto le sue classiche Eh discese, sì. a parte una in cui se n'era andato bene e il pallone è andato a finire a fondo campo. Insieme a Crivello? E insieme a Crivello Andrea Gessa, che giocava a tre cilindri rispetto al resto della squadra, ha messo una quantità innumerevole di cross, erano tutte telefonate a Brignoli, mai una volta che la palla abbia quantomeno sfiorato il 2 d'attacco, da rivedere, non lo bocciamo assolutamente perché Gessa è per carità di Dio. Mister Mariotti, sei d'accordo con gli alti e i bassi per quanto riguarda sia il Frosinone sia il Latina? Sempre difficile, certamente tante valutazioni sono condizionate anche se dagli errori che uno può fare, però ci può stare una partita un pochettino sottotono, a me non piace mai dire l'alto, il basso, ci sono delle partite, alcuni giocatori danno qualcosa in più, alcune non riescono per tanti motivi, possono andare in paura, hanno delle insicurezze, non sanno, in quel momento non interpretano bene delle situazioni, per dire.
allacciandomi al collega vostro di Latina su Petagna. Petagna è un ragazzo che viene dalle giovanili del Milan, metterlo in certe situazioni oppure abbandonarlo da solo forse ancora non è pronto per poter sorreggere sulle proprie spalle tutto un peso di una squadra che l'anno scorso ha stato un passo dalla Serie A e adesso si trova in bassi fondi, perciò le pressioni sono anche diverse, i giocatori vanno aspettati, gli va data anche la possibilità, se uno è giovane, non è il caso di alcuni giocatori che hanno un'età, però se uno è giovane anche di poter fare una partita sottotono, chiaramente che non si ripeta, ci sono, a me non piace dare alto e basso, io vedo una squadra, per me quando gioca bene una squadra, quando gioca male gioca o meno bene una squadra. A noi è il solito, il nostro giochino così, tanto per analizzare. Scusami, i due Giovanni, match, vai Fabio. Volevo chiedere una cosa a Domenico, ma Petagna è anche un po' in sovrappeso? Beh, lui ha un fisico... No, io l'ho visto, io mi ricordo, lo vidi giocare, esordire con la Sampdoria contro la Lazio e mi fece una grandissima impressione, aveva 17 anni mi sembra, un giocatore di uno strapotere assurdo. Vederlo adesso così a Latina davvero mi piange il cuore, perché poi io sono innamorato del centravanti grosso. Quindi pensavo davvero che Petagna potesse fare di più. Che problema ha? Cosa non va, Domenico? Ma secondo me io sono d'accordo col mister, non è Petagna che deve prendere per mano il Latina, è il Latina che deve lanciare Petagna, dunque è un ragazzo giovane, sicuramente non pronto a lottare in una Serie B che è un campionato difficilissimo per questi emergenti. Il Latina ha bisogno di un trascinatore di davanti, noi continuiamo a rimpiangere Jonatas, ma serve carisma, serve personalità, serve esperienza, cattiveria se vogliamo, e non la si può chiedere a un 96 se non vado errato, di conseguenza Petagna sta lasciando desiderare sotto questo aspetto, insomma. Ecco, tu Domenico hai parlato di Petagna come ragazzo giovane che, come si suol dire, si farà, mentre venerdì sera nella Frosinone dal primo minuto è tornato in campo da titolare un ragazzo maturo come Capitan Frara. Andiamo a sentire le sue impressioni allora nel dopopartita contro la Ternana. Ma non siamo riusciti a sfondare il loro muro. Erano tutti dietro la linea della palla, non era semplice. Abbiamo cercato di aggirarli, ma non siamo mai riusciti magari nell'ultimo passaggio, nella conclusione, a essere precisi e siamo mancati, penso, lì. Ma sai, le altre volte magari abbiamo avuto anche la fortuna di trovarlo subito il gol e quello ci ha aiutato sicuramente. Ad esempio con Livorno abbiamo preso il gol e l'abbiamo fatto dopo un minuto e questo ci ha sicuramente agevolato. Anche per bravura ovviamente. Più passava il tempo più non riuscivamo a segnare e quindi si è incanalata più dalla parte della Ternana la partita. Una sconfitta ci può stare, perdono le grandi squadre, quindi ripartiamo con grande ottimismo e andremo a fare una grande partita a Bologna. Avevamo tutte le motivazioni giuste per pensare solamente a questa partita e poi penso che la squadra lo abbia sempre fatto, anche contro il Varese si pensava al Varese e basta. Quindi non penso questo sia stato il motivo. A livello personale com'è stata, come giudichi la tua prestazione? Ma una prestazione discreta, dopo buona nel primo tempo, dopo sono calato fisicamente, lo sapevo perché tanto dopo 3 mesi di stop non è mai semplice, soprattutto in un campo così pesante. Però sono sereno, devo lavorare ancora in allenamento per trovare e giocare per trovare la migliore condizione. Mister Mariotti, come hai visto il ritorno di Capitan Frara dal primo gol? È un giocatore della grandissima... tecnicamente e tatticamente è un giocatore importantissimo. Poi bisogna anche notare che quando la squadra si schiera, lui giocava in centrocampo con il capitano Guscher e tante volte erano anche in inferiorità numerica, perché loro giocavano tante volte con 3 contro 2. Poi loro hanno 2 grossi prestatori, cioè avevano Crec, un giovane che te veniva su... Perciò... chiaramente poi il ritmo partita lo trovi giocando, ha avuto delle difficoltà come ha avuto un po' tutte le difficoltà la squadra, perché ha trovato di fronte una squadra che avendo trovato il vantaggio l'ha gestito bene, ha aspettato, non gli ha dato profondità, non ha subito ripartenze e ha creato molte difficoltà, ma queste fanno parte del gioco.
Poi tante volte sono le situazioni che ti cambiano il corso di una partita. Puoi trovare un gol su una palla da fermo, il pareggio, su un errore, su una disattenzione. Ecco che dico, tante volte un episodio ti può cambiare, ma c'è, ha trovato di fronte a una squadra che è andata in vantaggio, ha saputo gestire bene, hanno fallito quelle due o tre occasioni che hanno avuto e ci può stare di perdere la partita. Ecco Roberto, comunque il ritorno di Frara rappresenta comunque una freccia in più nell'arco di mister Sellone, soprattutto tanta esperienza. Ma sicuramente sì, l'esperienza di Frara naturalmente non la stiamo a discutere qui questa sera, è un giocatore molto importante, come diceva giustamente lui nell'intervista, gli servono più minuti nelle gambe, naturalmente bisogna rodare ancora di più e vedremo il Frara dei miglior tempi, vuol dire un giocatore importante che può dare una mano in questo secondo finale di campionato, visto che questo il primo è quasi terminato e ci saranno sicuramente altre partite dove lui può giocare e può dimostrare il suo valore, perché è un giocatore secondo me importantissimo, ma non soltanto per quanto riguarda il Frosinone, ma è importantissimo mister anche per lo spogliatoio, perché è un giocatore che riesce a dare naturalmente quegli indizi, quei consigli giusti anche all'interno di uno spogliatoio molto giovane, no? Sì, ci sono giocatori fondamentali nello spogliatoio. Che cosa vuol dire? Giocatori con l'esperienza, col carisma, sanno leggere le situazioni, i momenti, sanno vivere lo spogliatoio, sanno dare consigli ai più giovani e sanno mantenere la calma se c'è da mantenere la calma, stare coi piedi per terra. Cioè è un giocatore importante, dato dall'esperienza, un leader che tante volte non è il capitano, però sicuramente Frara, dovuto al suo trascorso, alla sua esperienza, sicuramente sarà importante come a qualche altro giocatore nel contesto dello spogliatoio. Certamente poi queste sono cose che rimangono dentro, però certo, si vede anche, rimangono all'interno, è certo. Bello anche vedere l'equilibrio con cui parla, espone tutti i problemi, certo. Danno sicurezza, danno tranquillità e tante volte sono fondamentali soprattutto per più giovani. Parole di capitano, come dicevo. Esattamente. Sì. Intanto andiamo a vedere che cosa ci stanno scrivendo i nostri telespettatori al solito numero, lo ripeto ancora una volta, il 331 12 45 625. Tanti messaggi che sono arrivati fino ad ora, stanno arrivando. Il Frosinone è la squadra più forte della Serie B, ma non si vuole andare in Serie A. Ma perché no. Stellone non fa giocare la primavera? Un messaggio un po' che si commenta da solo, diciamo. Forza sempre Frosinone, la sconfitta ci farà rafforzare, a Bologna sarà una partita spettacolare. Gio Marz, 69 Fabio? Sì, 69. Sono due partite che il Carpi viene salvato da sviste arbitrali, rigore evidente non concesso al Frosinone per fallo su Blanchard e gol clamoroso non dato al Bari, ma l'arbitro e l'assistente dove guardavano. Infatti Fabio ieri... C'è una domanda per Domenico, aspetta... Vai. Ma lo spogliatoio è con Breda? Un saluto, poi rispondi. Matteo Ciofani e Crivello inguardabili e inserimento di Dionisi troppo tardivo. La società si è accorta che il Frosinone è troppo forte, quindi hanno inventato il turnover. No, dai. Vabbè, dai. Guardare Pescara e Ternana, Paolo da Frosinone. In Latina si deve riprendere un peccato vederla così, dopo la scorsa stagione ci manca Jonatas, il top della Serie B. Che ne pensate? A gennaio arriva uno come lui? Grazie, la faccia di Domenico è eloquente, adesso la vediamo la faccia di Domenico. Domenico, lo spogliatoio è con Breda e arriverà un Jonatas a gennaio? Un Jonatas arriva una volta ogni 10 anni, secondo me. Il miracolo non si ripete. Latina ha pescato il Jolly lo scorso anno, era... Tra l'altro veniva da un'annata difficile a Pescara, io ricordo andai a Pescara e i giornalisti del posto lo chiamavano Jonapans, proprio perché aveva lasciato molto molto a desiderare in terra abruzzese, eppure a Latina si è rivelato un grande e lo sta confermando adesso nella Liga, in Spagna sta andando benissimo insomma, ma al di là di questo io non so quanto... cosa stia accadendo nello spogliatoio nerazzurro. Quello che vedo è che comunque in campo c'è una squadra viva, come dicevo prima, una squadra che sta lottando e che a Perugia ha giocato con autorità, con personalità, quindi questo vuol dire che comunque si sta seguendo un progetto e si sta seguendo una crescita. Adesso però, lo continuerò a ripetere fino alla noia, bisogna tirare in porta, tutto qui. Ecco Fabio, cambiando un attimo argomento, dai tanti messaggi che sono arrivati ce n'era uno che mi ha colpito, quello di un nostro amico telespettatore che parlava di questo Carpi che lo ha avuto, sei mandato da solo, che ha avuto qualche aiutino involontario perché il gol di Caputo del Bari sabato era entrato circa di un metro e mezzo e noi proprio su questi errori arbitrali, su questa necessità o meno di avere la tecnologia e la mano viola abbiamo raccolto l'impressione di un presidente speciale
speciale, quello della... Mica uno qualunque. Mica uno qualunque. Quello di Marcello Nicchi, un'intervista esclusiva, il presidente della Federazione Arbitri in Italia, l'intervista realizzata dal nostro direttore Alessio Porcu. Vediamo che cosa ci ha detto allora il presidente dell'AIA, Marcello Nicchi. Lei ha sempre avuto delle perplessità sulla moviola in campo, è ancora di questo avviso? È un discorso antico sul quale non voglio tornare, anche perché, come ho detto, è una cosa che non compete agli arbitri, è una cosa che bisogna fare bene attenzione a distinguere, la tecnologia dalla moviola, sono due cose completamente diverse. Noi la moviola la utilizziamo da sempre per fini istruttivi, dopodiché utilizzeremo i mezzi che chi è preposto a farlo ci mettono a disposizione, questa è International Board, tutto quello che dovesse essere un domani innovativo noi saremo ancora una volta i primi ad applicarlo. Il calcio è ancora gioco e divertimento? È ancora gioco, meno divertimento, forse c'è un po' troppa esasperazione, riflette probabilmente anche questo le difficoltà del paese, le famiglie, i calciatori non sono immuni da questo tipo di sensazione. Io credo che però tutti assieme possiamo fare molto, tutti assieme intendo le componenti, arbitri, calciatori, allenatori, dirigenti, fare ancora molto per tenere questo gioco ai livelli più alti che gli compete, perché è un qualche cosa di importante che piace alla gente e in questo momento potrebbe essere anche un momento di divertimento quando secondo me di divertimento in giro ce n'è poco. Questa era domanda telegrafica e risposta telegrafica, moviola sì o no secondo te? Assolutamente no. Tecnologia perché la moviola altera quello che è il gusto del calcio, secondo me, cioè nel senso sbaglia un allenatore in un cambio, sbaglia un giocatore, sbagliano tutti, può anche sbagliare l'arbitro su una decisione. Quello che invece secondo me va applicata è un po' di tecnologia, in che senso? Il vedere se un gol è dentro o no, è talmente semplice, facilissimo. Lo fanno con l'orologio che dà un segnale in Inghilterra, abbiamo visto due settimane fa, una cosa facilissima. Perciò per campionati importanti, evoluti come la Serie A, dove girano interessi che vanno al di là di quello che noi possiamo pensare, Serie A, Serie B e Lega Pro, secondo me questo è il minimo, cioè la tecnologia va applicata. Per quanto riguarda stoppare una partita, vederla alla moviola, saperla giudicare, tante volte si vede alla moviola... 3-4 persone vedono la moviola. No, ma forse abbiamo una cosa di... abbiamo idee completamente però per quanto riguarda la decisione di una palla dentro o fuori, questo secondo me spetta in uno sport che è sport ma ha degli interessi importanti alle spalle. Ecco, mister, a proposito allora di gol entrati, gol fatti o non fatti, noi abbiamo una consueta rubrica, io e Fabio, cerchiamo di far ridere, ce li diamo noi stessi. Ma noi facciamo ridere, facciamo ridere già di nostro, con dei video che abbiamo selezionato, il meglio e il peggio di questa settimana. Allora Fabio, iniziamo, se non sbaglio, dall'errore drammatico dell'avvocato Willy Stendardo. Di Stendardo in Atalanta Cesena. Questa è Serie A, non è terza categoria, attenzione, guardate che succede lì, Stendardo ce l'ha lì, pipipi, e invece la butta fuori sul secondo palo, la voleva mettere di giustezza. Si vede meglio nel replay, forse. Il qua. Buon Guglielmo Stendardo, guardate. Ex Lazio pure tra parentesi. Vabbè, lasciamo perdere. Mamma mia. Guardate la cosa combina l'amico Stendardo. Il secondo c'è di meglio, mister, però, c'è di meglio. Questa penso che sia terza categoria dell'Azerbaigian, perché andiamo a vedere, guardate, campanile in aria, il difensore la spazza sulla faccia, no, però. Si è spaccato il setto nasale. Rivediamo ancora. Mamma il preziosismo mia. Del difensore. Che... Se ci prova altre 100 volte, secondo me non ci riesce. Ma perché dovrebbe provarci poi? Non lo sappiamo. Il terzo è un'intervista ad un collega di Mister Mariotti che magari conosce anche personalmente. Come no, ho capito. Vediamo un po'. Vai, Rocco. Un po'. Io non mi sbaglio mai perché ho quasi 50 anni, li faccio il 19 gennaio. Ho parlato di scelleratezza di chi gestisce il campo dell'Arezzo e lo dico ancora con più fermezza. Ci mandassero a giocare anche gli esordienti e il torneo dei Salesiani e anche qualche partita amatoriale, perché il campo è perfetto. Il campo dell'Arezzo, senza che l'Arezzo Calcio ha mai fatto una fase di rifinitura, è mai un amichevole, è un campo di patate. Quindi complimenti, mandateci a giocare anche le pecore, anche i maiali, che fate bene, complimenti, complimenti. Il grandissimo Eziolino Capuano, Fabio, tutta la diplomazia di Eziolino Capuano che noi ricordiamo. Io ricordo i chilometri. Tu lo conosci, puoi dirci. Lo conosco benissimo, sì, anche un amichevole con il mister a Ferentino. I chilometri che faceva sulla tribuna del Sora, del Tomei, quando era squalificato, una cosa incredibile. Formissimo. Con il suo aplomb, sì, poi. Sì, sì, sì.
Intervista con gli occhiali, sempre. Sempre, sempre. Grande, grande Capuano. Poi, l'Oscar della sfortuna, Fabio, in Germania. Tre traverse in tre secondi per l'Ingolstadt. Contro il Bochum, seconda divisione tedesca. Seconda divisione tedesca. Guardate lì. Uno. Domenico, guarda anche tu, con attenzione. Due. Il dramma. La sfiga, più che altro. Guardate. Guarda. Uno. Due. E poi di destra va a riprendere. E poi di destra riprende la traversa un'altra volta, veramente. E questa gioiello. È la Serie B tedesca, ma il gioiello di questa settimana è davvero della prima categoria romagnola. Il corpo lo contro il Riva Azzurra, va via sulla sinistra l'esterno del Riva Azzurra e guardate bene cosa succede. C'è un dirigente di quella squadra che fa lo sgambetto, guardate. Fa lo sgambetto e butta a terra il difensore. Perché e questo è un signore. È un signore. E poi si risiede è di classe. Come se non avesse fatto nulla, torna in panchina a sedersi. Ed anche questo è il bello, perché il calcio è anche la prima, la seconda, la terza. Ma il calcio, categoria. Fabio, è anche cibo, non è solo. Ma il calcio è anche cibo, gol. Caro Domenico, tu Domenico che te la ridi lì da Latina. A Bologna, no. Con le onde che ti allietano le orecchie. Partiamo dal nostro piatto di Varese. Assolutamente. Perché lunedì Latina va a Varese. Riceve il Varese. Ospita il Varese. Ospita il Varese. Dalla Lombardia porteranno che cosa? Porteranno degli uccelletti. Poverini. Sono degli uccelletti. Farciti. No, raschiate accuratamente la crosta al taleggio senza toglierla, tagliatelo poi a scaglie, ammorbidite il groviera con poco latte tiepido aiutandovi con un cucchiaio di legno. Quindi sono questi uccelletti con i fegatini con una selezione di formaggi e si chiamano... La prelibatezza, insomma. La prelibatezza, sì. A Bologna invece non abbiamo scelto i tortellini, perché la sarebbe stato banale. È come i baci perugina la settimana scorsa, appunto. Il certosino di Bologna, che è un dolce tipico natalizio della cucina bolognese con mandorle, pinoli, cioccolato fondente e canditi, è detto anche pan speziale e in dialetto Zrtusein o pan spiziel, quindi diciamo che siamo andati sul dolce per quanto riguarda il Bologna e sulla cacciagione per quanto riguarda il Varese, caro Domenico. Ti piace la cacciagione? Ma non impazzisco particolarmente per la cacciagione, però non rifiutiamo nulla. Assolutamente no. Soprattutto se valgono tre punti. Bisogna mangiare poi tutto, Domenico. Ti rinnovo ancora quella famosa cenetta, certo, a metà strada ancora, a Cossa Nova. Ancora. Torniamo per un momento serio. Chi paga? Alla Romana, non paga per sé, no? Torniamo un attimo seri, siamo arrivati quasi in conclusione, c'è il tempo per vedere il prossimo turno allora del torneo cadetto, il 18esimo con il big match che si giocherà al Dall'Ara fra Bologna e Frosinone. Il Latina poi sarà impegnato nel posticipo di lunedì sera alle 20.30 contro il Varese, mentre l'anticipo del venerdì è quello tra Trapani e Perugia. Mister, le partite più interessanti mi sembrano quelle ovviamente fra Bologna e Frosinone, anche un Trapani-Perugia, niente male. No, ma anche Carpi-Modena. Carpi-Modena, che mi era sfuggito in questo istante. È un derby molto... molto sentito, e poi oggi ho visto il Modena contro il Livorno e devo dire che sta vivendo proprio un momento di grande forma, gioca un buon calcio, crea tanto, perciò sarà, ma sicuramente per i sociari Bologna-Frosinone è una partita importantissima, perché darà anche un metro, si potrà vedere anche al cospetto di un campo importante, di una squadra importante che secondo me è la vera favorita del campionato insieme al Catania, anche se in questo momento è in ritardo il Catania, e a che punto è? Una partita Quindi non sono molto, questi molto secondo bella. Te i veri valori che sta esprimendo la classifica dopo 17 giornate? 17 giornate, diciamo, uno step importante, sono tanti, perciò diciamo è un valore reale, però io dico sempre che il campionato di Serie B si decide quando si riprende, con l'anno nuovo finito il mercato, da febbraio, le partite di febbraio e marzo daranno veramente un metro di giudizio molto molto importante, e quello secondo me è il periodo fondamentale. Mister, non abbiamo ovviamente la palla di vetro, ma quale sarà l'obiettivo da percorrere per il Frosinone e quale invece quello del Latina? Cioè, allora, il Frosinone deve proseguire così, giocare senza particolari assilli, raggiungere il primo obiettivo che è la salvezza, questo non va mai dimenticato, perché la differenza tra i primi posti e l'ultimo è sempre minimo in Serie B.
Serie B sbagli 2-3 partite di seguito, ti trovi a lottare dall'alto al basso, perciò deve proseguire col primo obiettivo, centrare la salvezza il più presto possibile, dopodiché continuare a esprimere un buon calcio e continuare con questi valori che ha. Per il Latina è il raggiungimento della salvezza, se è possibile evitare direttamente i play-out, che poi è un terno all'otto. Quanto pescherà dal mercato il Latina secondo te? Secondo me tutte le squadre faranno e riterranno con le loro società, gli allenatori di competenza, di poter mettere 2-3 tasselli importanti. Tutti cercheranno di migliorare. Poi nel calcio sarà il campo, che è la cosa più bella che c'è, che poi darà il verdetto. Domenico, ultima domanda per te. Quanto pescherà, anche secondo te, il Latina dal mercato? Ma alla fine si parla, si invoca l'arrivo di un nuovo attaccante, di un altro difensore, vista anche la perdurante indisponibilità di Esposito. Si parla degli esterni, per esempio si dice che Alassane sia ad un passo dal vestire nuovamente il nerazzurro. Personalmente, per me il Latina ha bisogno di un uomo da ultimo passaggio, di un numero 10 per intenderci, uno che sappia collegare il centrocampo all'attacco e sappia dare dei rifornimenti alle punte. Quindi un bel giocatore come Laribi, per esempio, sarebbe veramente il caso. L'avete rimandato! Lo so, non sono stato io, te lo assicuro, Fabio. Perfetto, Domenico, siamo giunti in conclusione. Allora, ti posso dare una suggestione, vai. Giovanni, che era arrivato un messaggio mentre parlavamo, vai. Un telespettatore diceva, ma se l'anno prossimo tornasse Lodi, cioè se a gennaio tornasse Lodi a Frosinone? Se tornasse Lodi a Frosinone? Beh, ma i giocatori di qualità che hanno lasciato a parte un giocatore di qualità come Lodi, chi è che non lo vorrei? È una domanda, diciamo. Per il momento che... è fantamercato. Sì, anche vedremo. Perché l'ingaggio non so chi lo paga, visto che... Perfetto, allora Domenico, ti rinnovo il ringraziamento per la tua competenza, come sempre, come ogni lunedì. Alla prossima. Grazie a te Giovanni. Ti lo fa pagare la cena. Ciao agli amici ospiti anche. Ciao Domenico, ciao. Ringrazio allora il mio compagno d'arme Fabio Cortina. Grazie Fabio per la tua precisione come al solito. Grazie al nostro Roberto Sardelli che ora, come si dice nel mio paese, a Tarnara, va a fare le rifiniture per quanto riguarda quella cena di matrimonio. No, finito. Perfetto. E grazie alla competenza. Vai, mister, prego. Volevo solo cogliere l'occasione per ringraziarvi e porgere adesso con un po' d'anticipo a tutti i tifosi sociari che ho sempre nel cuore i miei più grandi auguri di passare un sereno e tranquillo Natale e un 2015 che li riempia di gioia, sia calcisticamente ma proprio nella vita di tutti i giorni. Grazie allora a Marco Mariotti, auguri anche a te, anche per la tua carriera professionale. Noi siamo giunti in conclusione. Salutiamo grazie. Aurora, mi raccomando. Salutiamo di nuovo Aurora, grazie Fabio. Ciao Aurora, a lunedì prossimo, buonasera a tutti. Serie B, il campionato degli italiani.